Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono OneSunnyTube e vi do un benvenuto in questo canale. Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. Mettete tanti pollici in su per supportare il canale, supportare i video che pubblico in questo canale. E iscrivetevi attivando la campanellina, parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi tutti, milanisti, juventini, interisti, laziali, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi, non vi costa nulla, il canale è gratuito, siamo a 62 iscritti e quindi aumentiamoli questi iscritti. Allora, oggi live reaction Coppa d'Asia finale Giordania-Qatar. Siamo sullo 0-0. Al Moez ha appena avuto un'occasione. Mamma mia, lì non dovevi stopparla due volte. Là, ho sbagliato. Allo stesso tempo ci sono anche altre partite. Premier, c'è la Serie A, ragazzi. Quindi, voglia. Oltre che Sanremo, qua si vive di calcio. Perché non faccio video su Sanremo? Perché no, ragazzi, c'è. Questo canale riguarda solo video, cioè riguarda solo contenuti calcistici. No, vi prego, no, Qatar no! No, Qatar no, Sì, difesa, non vi addormentate. Bravo Mendes. E difendete questo oso. Ozzo. Allora, è dura. Minchia. Raga, fate attenzione lì. Wow! Vai Qatar! Dai, buono! 4 contro 4, dai! No, è fatto. Ah! Quale goal kick? L'ha deviata lui! La deviata numero 23. Quale goal kick? Non è goal kick, la deviata. Ma quale goal kick? La deviata è calcio d'angolo. Quale rinvio dal fondo? Minfu, ancora tu ad arbitrare? Io non ci credo. Per chi non sapesse che arbitro sia Minfu, è un incapace. Ragazzi, l'ultima volta che ha arbitrato la partita prima di Giordania-Qatar era proprio Giordania-Corea del Sud. È arbitrato malissimo sto qua. No, mi correggo, Qatar-Iran, non Giordania-Corea del Sud. Arbitrato malissimo. Ha sparato 6 cartellini gialli a raffica. Lì il giallo. Oh, dai il giallo. Lo vuoi dare sto giallo? Gli ha preso il piede, non gli ha preso la palla. Oh, arbitro venduto. Ah no. Dai oh. Se questo non è palo, ragazzi, io mi incavolo, Bella giocata. No, non scivolare. Perdonatemi perché sono c'è il rumore del phone. Attenzione, Afif. Raga, se volete un video su riguardo il cartellino blu, basta che mettete tanti pollici in su. Cazzo. Godo.
Godo, Godo che l'ha sbagliata. Mamma mia, che barata è stata. Peccato. Regular goalkeeper, of course, five appearances out of six. Running all over the top again, looking for Ali Olwen, bringing under control. Buono. It's the fifth appearance in the Association Cup finals for Jordan. Quarter finals in 2004 and 2011. My guy. Rigore, dai! Non è rigore o rigore, non lo so. VAR. Calma. O è rigore o non è rigore, deciditi. Ma no, dai, no, non è rigore. Ma non è rigore. Ha preso palla Afif. Non è rigore, ha preso palla. No, non è rigore. Per me non è rigore. Per me non è rigore, è Afif che è caduto. Non è rigore. Non è rigore. Come fa a essere rigore? Ma Afif è tu, si è tuffato. Fa essere rigore per il Qatar, cioè a fine fosse a tuffato. Non è rigore, no. Ha preso palla, non è rigore, non gli ha toccato manco il piede, ma appena l'ha sfiorato. L'ho rivisto, ragazzi, non è rigore quello per me. Che fa essere rigore? Ma che cacchio? Come fa essere rigore? Mamma mia, come sto guardando anche Cagliari Lazio, ragazzi. Accendi Arbolino. Voglio bene Ranieri, ma vi devo dire, ma c'ha qualche, sta facendo qualche difetto col Cagliari. Lazio adesso avanti 3-1 al Domus Arena. Gaetano ha segnato dopo Immobile, veramente. Tanto ragazzi, qua Giordania Qatar siamo ancora sull'1-0, tanto c'è un calcio d'angolo. Afif, sempre Afif, Akram Afif. Bassa. Troppo, un po' bassina quella. Oddio, Afif, ancora lui. Afif. Ma Afif sembra... Oddio! No, non è rigore. Dai, non potete dare un altro rigore. Letti, ciao. Dai, non è rigore. Però raga, il rigore che hanno dato al Qatar è scandaloso. È scandaloso il primo rigore. C'è solo stato un rigore, ma è scandaloso quel rigore lì, perché gli ha preso solo la palla e lì a FIFA si è tuffato. Ma io non capisco dove sia il motivo
Mamma mia, quando Abbo è forte. State attenti al numero 21, perché l'altra volta il numero 21 ha purgato. Mamma mia, che rischio. Ci sono 6 minuti di recupero. Ma più fraga, si è infortunato. No, Afif. No. Entro, segno, mi spacco, ciao. Non è possibile. No, Afif si è infortunato. I get expert opinion on certain injuries as well. Technology really has sort of come to the fore, particularly in this edition of the AFC Asian Cup. Yeah, it's just incredible how much the game has changed. No, raga, si è infortunato, the technology as well. I mean, no. They've got the opportunity to have a look, as you said, at all sorts of things now down on the bench. It helps in terms of analysis, looking at decisions, looking at injury situations. No. No raga, no Afif, non forzarti, dopo farai ancora male. Ti farai ancora male, Afif, se rientri. Cacchio. Ma vuole rientrare. Non gli importa degli infortuni, vuole rientrare. Davvero un guerriero, Afif. Davvero un guerriero. Signori, Akram Air Football Afif. Difesa, dai! Occhio ragazzi, occhio! Ci vediamo dopo per il secondo tempo di Giordania-Qatar. Mamma mia, io c'ho veramente... Scusatemi se è in arabo, però... OneFootball ha smesso di funzionare, non so per quale motivo. Allora, c'è un cambio per il Qatar. Esce Alaidos. Allora, escono Alaidos ed esce Yazem. Entra Aziz ed entra Assad. Speriamo bene. Dai, mamma mia, scusatemi. Ho segnato la Giordania. Ho segnato la Giordania 1-1. Qua è dura. Qua è veramente dura. Yazan. Ha segnato Yazan. Sì, ha segnato Yazan 1-1. Ma dai, lo lasciate libero. È normale. Ma che difesa è? Ma l'avete lasciato libero? Com'è possibile? No, vabbè, raga. Ma che difesa è? Addormentati. 1-1. Sì, è questo quello che succede. Gol sbagliato, gol subito. È la legge del calcio, ragazzi. Non c'è scritto in nessuna parte, però è la legge. Cioè, è questa. Tu sbagli, contropiede gol. E ci va a fare. 4 gol in 7 partite. Yazan. Non è fuori gioco. È gol, è normale, gol. 1-1. Però calma ragazzi, calma, mancano ancora 22 minuti, può succedere di tutto, può succedere di tutto. Può succedere di tutto, calma. Sono tornato nella vecchia postazione, allora, sono tornato qua. Allora, continuo qua la live reaction. Mamma mia, che occasione. Che occasione raga che c'ha avuto. Raga, per quanto riguarda quello che è successo prima, il Qatar si è portato in vantaggio
su un altro rigore con Lanetto perché mi ha pestato, cioè pestone in area di rigore, quindi ragazzi, pestone in area di rigore, doveva evitarlo. A FIFA ragazzi, doppietta. Ora capocannoniere della Coppa d'Asia. Dai a FIFA. C'è chi dice ancora Son mio giocatore d'Asia. Sì, a FIFA è il secondo, ragazzi. Cioè, ma l'avete visto qualche giocatore è Akram a FIFA? Cioè, ora sarei proprio curioso. Ragazzi, se vince il Qatar, ragazzi, è ancora il Qatar a ospitarlo, eh. Sarà ancora il Qatar a ospitare la Coppa d'Asia nei prossimi 4 anni. Ancora il Qatar, ragazzi. Però deve essere 1-1, non deve essere 2-1. Il primo rigore, ragazzi, è regalato. Perché, vi ripeto, perché a malapena a FIFA è stato sfiorato e a FIFA si è buttato, quindi non saprei. Tanto ragazzi, ci mancano ancora 12 minuti, quindi c'è tanto tempo ancora. Quindi bisogna giocarsela sulla difesa. Qua bisogna adottare il metodo Allegriano. Il metodo Allegriano, ragazzi, consiste nell'1-0, nel 2-1. È proprio in questi momenti ci dovrebbe essere il metodo Allegriano in questo partito. Tra un po', ragazzi, c'è Roma Inter. Non farò la live reaction. Allora, programma di domani è questo qua. Prepartita di Milan-Napoli, live reaction Milan-Napoli domenica. Mamma mia, cosa ho beccato sempre. Live reaction di Milan-Napoli domenica e post partita lunedì mattino, pomeriggio, quello che è. Mattino mi pare. Pomeriggio. E. C'è un cambio per la Giordania. Che succede? Numero 18 entra al posto del 13 Almardi. È entrato Salè. Cambio anche per il Qatar. Esce Madi ed entra Kuki. Cartellino giallo per Yazan. 13 minuti di recupero. 3-3. Terzo rigore, non ho parole. Io non ho parole. Madonna, datela già al Qatar, ma ragazzi, dai, ma ha preso palla il portiere Yaseb, ha preso palla. Olivan esce dentro Anos per la Giordania. No, ma è possibile? Tre rigori dati al Qatar. Tra l'altro il primo e questo, l'ultimo, il terzo, scandalosi! E poi era in fuori gioco! Ma guarda, a FIFA è in fuori gioco! Ma dai! No raga, se fa 3 su 3 sui rigori, me ne vado! Ma come? Dai, adesso la para! Non può sbagliare 3. Aia, ciaone, 3 tripletta. Ciao ciao Giordania, ciao ciao.
Ormai è scritto. Il Qatar ha vinto la Coppa d'Asia. Finite. Non è scritto. Ma com'è possibile? Il primo o il terzo? Il primo? Ragazzi, il primo manco sfiora. Manco sfiora a FIFA. Il secondo ci sta perché era un pestone. Il terzo è scandaloso. Il terzo, raga, è più scandaloso del primo. A FIFA sembrava in fuorigioco. A FIFA sembrava in fuorigioco. E poi? Vabbè, sì. Però per me sembrava in fuorigioco il terzo. Mizzica, raga. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Giordania. Giordania, l'aeroporto è quello là. L'aeroporto è quello là. Ciao. Non è possibile, raga. Come si fanno a segnare tre rigori a favore del Qatar? A noi al Milan ce ne ha dati due. Ah no, era un side. Era onside. Ah, non era un fuorigioco. Allora sì. Allora sì. Lo capivo allora. Terzo non è scandaloso. Abbiamo appena rivisto cosa. Però al primo non ne sono molto convinto. Sperito deve finire 2-1. Giordania può provarci, però mancano 7 minuti. In 7 minuti recuperare due gol la vedo veramente dura, eh. La vedo veramente dura. Prossima Coppa d'Asia, ragazzi, sarà in Qatar di nuovo. Di nuovo in Qatar, ragazzi. Ormai è scritto, cioè. Ormai è scritto. Cartellino giallo per Assad. Bisogna essere obiettivi. Allora, io ho detto che il Qatar. Mancava solo il Qatar, ragazzi. Cioè. Onore alla Giordania, ragazzi, che ormai è quasi finita, però. Siamo a minuto 14, minuti regolamentari, cioè minuti di recupero, rettore sarebbero già finiti. No, dicevo, bisogna essere obiettivi in questa partita perché il primo rigore, onestamente, è abbastanza osceno, perché malapena lo sfiorano a FIFA. Per quanto riguarda il secondo e il terzo, ci stanno. E quindi GG alla Giordania. Bisogna fare complimenti a questa squadra perché è arrivata fino in fondo in questa Coppa d'Asia. Nessuno se l'aspettava che arrivasse in finale. E intanto c'è un calcio d'angolo. Oddio, oddio. Non fischia. Manca poco. Ma comunque, per quanto riguarda il Qatar, ragazzi, mi aspettavo arrivasse solo fino in semifinale. Però GG, quindi prossima Coppa d'Asia si terrà di nuovo in Qatar perché ragazzi, chi vince la Coppa d'Asia ospita il torneo, quindi di nuovo il Qatar ospitarlo. Sarà di nuovo il Qatar ospitarlo. Manca poco ormai. Il Qatar è campione d'Asia, ragazzi, il Qatar è campione d'Asia. Il video termina qui, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. GG, complimenti al Qatar. Parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi tutti, milanisti, juventini, interisti, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi, napoletani, bergamaschi, non vi costa nulla, il canale è gratuito. Ci vediamo domani per la pre-partita di Milan-Napoli, ragazzi. Complimenti al Qatar, complimenti, complimenti. Fa male, ragazzi. Lo so, per la Giordania fa male perdere una finale. Fa male. GG comunque. Vabbè, da OneSunnyTube è tutto, ciao.